vorremmo invece cominciare a pensare che l'Italia da asportare bellezze ne ha a iosa, monumenti, città d'arte e insomma anche le terme fanno parte di un prodotto interno lordo che, se non ci fosse questa miopia da parte della politica, potrebbero veramente creare grandi cose. Vorrei proprio sapere questo. Cioè, caro Fabrizio, se tu mi devi avvicinare alle terme, e io sono un cicloamatore, con la moglie che è casalinga e tante volte devi dividermi con gli amici che vanno alle escursioni. Se tu dovessi convincermi, a me cicloamatore, qua ce ne sono tanti che ci ascoltano, il motivo, primo perché debbano o possano venire alle terme, e poi soprattutto che ci sono anche delle correlazioni tra INPS, INAIL, cioè ci sono anche delle agevolazioni per coloro che hanno piacere di fare questo tipo di esperienza. Senz'altro, sono convinto che il ciclista, l'amatore come il professionista, potrebbe trarre grande beneficio da una permanenza alle terme, così come le famiglie nel loro complesso. Perché? Allora, il problema della miopia è verissimo, nel senso che in Italia le terme vengono sempre scambiate per un luogo di benessere, mai di cura. E qui la ragione è storica. Da 2000 anni i romani ci hanno insegnato cosa vuol dire fare terme, da lì però ci siamo spostati di poco. Quindi non abbiamo mai dato un valore scientifico alle cure termali. Oggi ci stiamo arrivando pian piano. Faccio una brevissima premessa, è proprio una notizia recente di pochi giorni fa, siamo riusciti a brevettare l'efficacia antinfiammatoria dei nostri fanghi di Abano Montegrotto. Mi viene in mente quelli che hanno delle infiammazioni che si Sì. riempiono di cortisonici. Esattamente, esattamente. Siamo riusciti a dimostrare che l'efficacia è pari ai farmaci. Diciamo quelli classici di riferimento, quelli di cui fanno molto uso anche i ciclisti. Quindi per tornare al discorso di prima, le terme sono efficaci come cura, ma perché dovrebbero interessare il ciclista? Visto che il ciclista normalmente è fisicamente a posto, si E sente non a solo, posto il e non, ciclista e so non e non solo. solo. Diciamo che il ciclista normalmente ha un fisico, come si può dire, tirato al limite. Qui ci sono Certo. degli esperti, molto più esperti di me. Ma credo che come sintesi possa Dici bene. funzionare. Nei periodi di massimo allenamento, fisiologicamente molto stressato, quando le sue risorse fisiche non riescono più a rispondere a quello che sono invece le richieste della sua attività, allora il fisico comincia a deperire. Cala il sistema immunitario, calano le energie, la prestazione non è più quella di prima. Se siamo in periodo invernale, magari è più soggetto alle classiche problematiche di stagione, in inverno, le sinusiti, eccetera. Ecco che fare un periodo alle terme non soltanto è efficace dal punto di vista, diciamo, preventivo e come cura, ma è efficace anche per evitare che certe problematiche si ripropongano l'anno successivo. È stato dimostrato che c'è una riduzione dell'impatto delle malattie, ad esempio dal raffreddamento, proprio negli atleti professionisti, da un anno all'altro a seguito di un trattamento di inalazioni, quindi di aerosol. Beh, io sono direttore scientifico di un centro studi termali che si chiama Pietro d'Abano, quindi il nostro obiettivo è fare ricerca scientifica. E quando io dico è stato dimostrato, intendo sempre è stato pubblicato un lavoro su una rivista scientifica che testimonia dell'efficacia o che testimonia il fatto che noi vogliamo dimostrare. Quindi in questo caso carta canta. Non c'è, quando un risultato di uno studio è messo all'attenzione di tutto il pubblico scientifico, può essere criticato, può essere commentato, avallato, eccetera. Quando è esposto e nessuno dice niente, si può presumere che sia vero. Le faccio una domanda, tanto perché sono così incuriosito, forse Sì. più, esattamente, sono incuriosito io e sono convinto, io sento il polso della telecamera attraverso i nostri telescoltatori. Allora, Fabrizio, io viene in mente la periartrite. Sai, no? Tanti di noi, anche alla nostra età, cominciano a non sono capaci di alzare il braccio e sistematicamente ti riempiono di punture Assolutamente, cortisoniche. sì. Ti gonfi, insomma, non è proprio il massimo della vita. Ti passa il dolore. Però poi dopo, l'anno dopo, ci si ripresenta e devi fare cure massicce di cortisonici, che non fanno bene. Ma tu mi stai dicendo, e io sono contento di aver capito, spero bene, che con un ciclo si possono veramente creare le stesse identiche cose. Assolutamente. Ecco, questo Anzi, è molto in cui a me piace da morire. Anzi, è stato dimostrato, sempre a livello scientifico, che un'applicazione termale di fanghi, per esempio,
riduce il consumo di antinfiammatori in maniera consistente, importante, perché l'efficacia antinfiammatoria dei fanghi agisce anche sulla componente dolore, quindi riduce l'infiammazione e di conseguenza riduce il dolore. La durata poi non è di qualche ora o di qualche giorno, la durata di un ciclo di cura di fangoterapia in termini di benessere fisico è di 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, quindi uno sta bene per un periodo molto lungo. Siamo in Italia, non abbiamo la crisi, tanti avrebbero piacere, ma dicono mi mancano i soldi, perché Abano, forse un'altra menzogna o forse un'altra vostra responsabilità di non essere stati chiari in questi tanti anni, era rivolta a un pubblico borghese. No, quindi sai, la gente soltanto nominare Abano era come forse 20 anni fa, 15 anni fa, nominare la Crociere. È per ricchi, quindi noi ci tiriamo indietro, non è per noi. Certo. Può essere che sbagliamo? È sbagliato decisamente, perché primo le cure termali sono rimborsate al sistema sanitario, fanno parte dei livelli essenziali di assistenza. Bisogna andare dal tuo medico curante. Quindi devi andare dal medico curante, ti fai fare la ricetta. Per essere chiari con la gente. Assolutamente, vai dal medico curante, invece fatti prescrivere gli antinfiammatori classici, chiedi un ciclo di cura di fango-balneoterapia. A quel punto il medico la prescrive, 12 trattamenti che si possono fare in 12 giorni, uno al giorno, sono rimborsati, quindi completamente pagati al sistema sanitario, si paga solo il ticket. Poi uno può permanere presso la struttura, tutte le strutture di Abano sono attrezzate allo stesso modo, ognuno ha il suo reparto cure e ognuno ha la sua struttura alberghiera. Uno può permanere presso la struttura alberghiera e farsi le cure in tutto relax, e qui torniamo al discorso di prima, le mogli si possono fare i massaggi, si possono fare i trattamenti e via dicendo. Se le pagano, perché quello voglio dire, assolutamente, se lo fai per, quello è benessere. Però se la famiglia, se uno esatto. o i due componenti hanno problemi seri, chiaramente i medici riscontrano questo tipo di fastidio, certo. Insomma, sono rimborsabili. Assolutamente. Ecco, allora, Angela, abbiamo capito delle cose diverse, no? Voi come marketing queste cose qua le fate adesso? Ma vi rimproverate forse di averle fatte prima? No, beh, in realtà sono sempre state ripetute, più o meno forte, comunque è così da tantissimi anni. Tra l'altro anche sul discorso dell'offerta turistica, gli alberghi di Abano, tra Abano e Montegrotto, sono circa un centinaio e c'è veramente un'offerta molto varia. Andiamo dai 3 stelle ai 5 stelle lusso, quindi anche a seconda di certo, come uno intende trascorrere la vacanza, ecco, può scegliere un albergo piuttosto che un altro, per non dire appunto che ogni albergo ha il proprio stabilimento termale interno, quindi non c'è bisogno di uscire, e tutti gli alberghi 3, 4, 5 stelle hanno una piscina termale interna. Quindi veramente si parla di una vacanza completa, con la possibilità di fare sport, con la possibilità 12, di fare... 12 mesi all'anno. Assolutamente, sì, 12, praticamente sì, 12 mesi all'anno. Tutte tempo le fa io ho intervistato Andreas Falkensteiner, che è un colosso del benessere, eccetera. Sì, in Carinzia. E in Carinzia loro stanno investendo molto sul, come si dice, sul mountain bike, sul ciclismo, credendo che sia veramente forse la scommessa vincente del futuro. Ecco, voi come vi muovete in questo senso? Nel senso, capisco che ci sono già delle piste ciclabili dove noi cerchiamo di perorare sempre la causa. Certo. E come le dicevo prima, c'è un gruppo di alberghi, il gruppo Terme Sport, che si sta proprio specializzando nei servizi per gli sportivi. Adesso ci stiamo focalizzando sulla bicicletta, ma in generale parliamo di tutti i tipi di sport. All'interno degli alberghi Terme Sport trovate la bike house, piuttosto che gli attrezzi per le piccole riparazioni, le biciclette per fare anche cicloturismo, quindi anche adatte per i percorsi anche semplici. E trovate anche i navigatori GPS con i percorsi tracciati. Poi questo gruppo divide un po' anche i turisti che vengono a fare cicloturismo, quindi la scoperta certo. di un territorio, organizzando delle attività gratuite in primavera e in autunno, con una guida che accompagna i clienti, no? Alla scoperta del nostro territorio, tutti i colli euganei, certo. Sia la parte enogastronomica con degustazioni che la parte artistica. Abbiamo dei bellissimi luoghi da visitare come l'Abbazia di Praglia, Villa dei Vescovi. E dopo sempre questo gruppo di alberghi si offre dei servizi anche per chi invece ama proprio fare sport, diciamo fare fatica. Il segmento si chiama Terme Sport Power e per loro c'è appunto un navigatore GPS con i percorsi tracciati per mountain bike e la possibilità di uscire anche con un team di ciclisti professionisti su strada, sempre gratuitamente, su richiesta, si può essere accompagnati. Adesso voglio fare un'ultima domanda a Fabrizio. Fabrizio, quello che mi è parso da questa tua bella
insomma, bella spiegazione delle terme, Abano Terme e Montegrotto. Insomma, c'è qualche altro posto in Italia, non parliamo di Europa, perché in Europa non c'è nulla, ma in Italia c'è un posto più bello di Abano e Montegrotto, come storia, come enogastronomia. Sono di parte, per cui... No, io parlo perché c'è una terme di Caracalla, allora, Abano però sì. Era un po' come la cortina d'Ampezzo. Poi diciamo anche che per come è organizzata è diversa dagli altri siti termali italiani. Per la maggior parte le altre località termali hanno un centro termale unico e poi gli hotel che ci gravitano intorno. C'è un'impostazione un po' vecchio stile. Abano Montegrotto ha un'impostazione più moderna, più indirizzata al turismo. Quindi come dicevo prima, ogni struttura alberghiera ha il suo reparto cure, ha il suo reparto fanghi, via dicendo. E sulla bellezza non sono perfettamente d'accordo, la zona è molto bella, i colli sono uno scenario spettacolare e probabilmente molto poco sfruttato rispetto a quello che potrebbe essere. Mi piacerebbe anche aggiungere un'altra cosa che non ho detto prima, sentivo parlare di infortuni, parlava di Battaglin, ecco, le terme sono anche il luogo ideale dove recuperare un infortunio, non soltanto per la parte fisica, perché dopo un periodo di immobilizzazione fare dell'idrochinesiterapia, quindi della riabilitazione motoria in acqua, è estremamente efficace, è un metodo più dolce rispetto alla fisioterapia tradizionale. I fanghi disinfiammano, è il luogo ideale. Poi dal punto di vista psicologico, ritornando al discorso della bellezza del luogo, quello aiuta molto, perché c'è la componente, diciamo quella... rigorosamente scientifica, medica della questione che, di cui abbiamo parlato poco fa, ma c'è anche tutto l'aspetto psicologico del recupero da un infortunio o comunque del recupero fisico, certo, che ha molto a che fare col luogo dove si fa questo recupero. Sono perfettamente d'accordo, mi piacerebbe fare una trasmissione di un'ora. Guarda, sono d'accordissimo, se perdiamo anche coloro che amano gli animali, le cure, l'amore negli animali fanno miracoli, no? Quindi l'uomo in questo deve ancora cercare di... Una volta si facevano le cure ai cavalli. Certo. Quando ancora il cavallo... Certo. Allora, io tanto ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, Fabrizio Caldara. Angela, l'ultima domanda a te è la stessa più o meno quella che dice lui. Pensate alle società che ci sono in tutto il Triveneto, cominciate a mandare anche voi l'esistenza di queste cose, come l'ha spiegata lui, perché credo che alla fine fate un piacere informativo anche ai corridori, certo, che hanno bisogno, certo, e non sanno dove sbattere la testa. Anzi, se volete conoscerci meglio, noi saremo anche a Expo Bici adesso dal 21-22 settembre a Padova, in fiera, quindi se avete domande, se i vostri spettatori sono curiosi, avete anche un sito, se posso, certo, finiamo col sito www.termesport.it. Bene.